materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali con protocollo fatto a Santiago il 23 ottobre 2015. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al resoconto stenografico della seduta del 5 luglio. Avverto inoltre che con lettera in data odierna il Presidente della Commissione Affari Esteri ha comunicato che il relatore Fabio Porta ha rinunciato a svolgere il suo mandato e che le funzioni di relatore saranno svolte dalla deputata Lia Quartapelle Procopio. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Avverto che la Commissione Affari Esteri si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire la relatrice Lia Quartapelle Procopio. Prego. Grazie Presidente, chiedo l'autorizzazione a consegnare la relazione. Autorizzata. Non essendo ha facoltà di intervenire il rappresentante del governo, si riserva in altra fase. Non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali, avvertendo che non si darà luogo alle repliche. Passiamo dunque al seguito dell'esame. Passiamo all'esame degli articoli. Nessuno chiede di intervenire sull'articolo 1, lo pongo in votazione. Dichiaro aperta la votazione. Chi non riesce a votare? Iannuzzi Cristian. Pannarale. Qualcun altro? Ci siamo? Sì, dichiaro chiusa la votazione. 346 favorevoli, nessuno contrario, la Camera approva. Articolo 2, non ci sono interventi, dichiaro aperta la votazione.